Ciao, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi parliamo ancora di Sotto le Stelle, un'azienda che produce e commercializza alimenti biologici. Ho già collaborato con loro realizzando con i loro prodotti diverse videoricette, ve le metterò sia giù nell'info box che a fine di questo video. Mi hanno inviato nuove squisitezze per realizzare delle nuove ricette, quindi voglio farvele vedere. Il primo prodotto che vi mostro si chiama Vitavene, sono tre piadine all'avena da agricoltura biologica, senza lieviti, certificati bio e vegan. La confezione è da 270 grammi. Il secondo prodotto che vi mostro mi incuriosisce tantissimo, sono degli snack di miglio bio con arachidi della Melei Gluten Free Bio. Sono appunto senza glutine, la confezione è da 75 grammi e c'è scritto che è uno spuntino ideale che soddisfa tutti i palati e questo ve lo farò sapere presto. Poi mi hanno inviato questa Mayo Lemon della Bio Vegando che abbinerò sicuramente con le piadine che vi ho fatto vedere prima. La confezione è da 230 grammi da agricoltura biologica, ha al suo interno limoni ma è senza latte e senza uova. Il quarto prodotto è mais dolce in grani 100% italiano, inscatolato fresco e cotto al vapore da agricoltura biologica e la confezione è da 340 grammi. Il quinto prodotto è pane azimo farro, senza lieviti, senza uova e senza latte e derivati, solo con olio extravergine di oliva. La confezione è da 150 grammi, made in Italy e vegan. E siamo arrivati all'ultimo prodotto, lo definirei una ciccionata sana perché sono dei frollini al cacao con gocce di cioccolato della Live Bio. Non hanno al loro interno né latte né uova ma solo olio extravergine di oliva e la confezione è da 300 grammi. E questo quindi è una panoramica del contenuto del pacco di questa nuova collaborazione con Sotto le Stelle che ringrazio. Mi vedrete utilizzare i loro prodotti in nuove video ricette e anche in nuovi video What a Hit in a Day. Se siete interessati ai loro prodotti vi lascio giù nell'info box i link che rimandano al loro sito e al loro social. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!